Ragazzi, di cosa parleremo oggi? Allora, molto molto semplice, allo stesso tempo molto importante, d'accordo? Perché questo? Perché andiamo a sfatare i miti che riguardano non solo la chetogenica, ma tutto questo stile di vita. Quindi sia il modo di mangiare, sia il modo di vivere, sia il modo di non mangiare, quindi di fare il digiuno. Nello specifico, partiamo nel dettaglio, differenza tra la paleo e la chetogenica. In tanti le confondono, in tanti si chiedono ma qual è la differenza tra una e l'altra? In realtà ci sono grosse differenze. Poi dopo affrontiamo un tema, un altro anche questo molto importante, perché in tanti dicono che la cheto fa male, d'accordo? Andiamo a affrontare tutti quei problemi che ci possono essere nelle persone che pensano, credono e dicono queste cose. In realtà è più un non sapere che altro, d'accordo? E poi arriviamo al digiuno e al metabolismo, un altro mito da sfatare. Se faccio digiuno mi si abbassa il metabolismo, se faccio digiuno perdo massa muscolare, che sono tutte cose fondamentali che in realtà sono errate, quindi è fondamentale capire bene queste cose. Prometto che sembrano argomenti abbastanza tecnici, ma io li terrò davvero semplici, d'accordo? Come sempre. E poi arriviamo al tema dei grassi, ok? Perché tutti quanti dicono che i grassi fanno male, perché dicono che i grassi fanno ingrassare, eccetera, eccetera. E invece qual è il metodo migliore? Ma non perché sia una cosa inventata da un chissà quale chiromante, eccetera. Semplicemente va a seguire la nostra biologia, la nostra natura, quello per cui siamo nati. Quindi, come fare per diventare una macchina bruciagrassi? Non c'è da prendere una pastiglia magica, non c'è da fare delle robe mirabolanti, soprattutto dal punto di vista dell'allenamento. Tutto parte dall'alimentazione, ok? Quindi andiamo ad affrontare questi temi nel modo più semplice possibile. Io partirei da quello che è il discorso paleo e chetogenica, ok ragazzi? In tanti mi dicono: ma qual è la differenza tra la paleo e la cheto? Qual è meglio, una o l'altra? È nato prima l'uovo o prima la gallina? Allora ragazzi, la realtà è che sono due cose simili, ma allo stesso tempo molto differenti. Adesso vi spiego. La base è che la paleo, ovvero la paleolitica, è 1 milione di anni luce davanti ad un qualsiasi altro tipo di alimentazione, d'accordo? Quindi Duca, Mediterranea, Atkins, eccetera, eccetera. Perché? Perché ha come scopo principale quello di riportare le persone alla natura, all'integro, all'integrale, al reale, d'accordo? Quindi parliamo di frutta, verdura, radici, carne, roba naturale, quindi ti allontana incredibilmente da grani, legumi, cibi processati e questo è fantastico perché è una cosa che avevamo perso, d'accordo? E questo è il pro, ok, della dieta paleolitica. Perché paleolitica? Perché si va a ricongiungere con quella che era l'alimentazione, lo stile di vita dei paleolitici, quindi dei nostri antenati, d'accordo? Noi siamo partiti da lì, è il nostro DNA, la nostra biologia, il nostro modo di vivere, da un punto di vista prettamente della sopravvivenza della specie, appunto della biologia e del nostro corpo, non è cambiato di una virgola, non è che noi ci siamo evoluti in un qualche modo, ragazzi, evolve la tecnologia, evolvono gli strumenti per fare cibi processati e raffinati. Ma il nostro DNA rimane identico. Questo è il pro della paleolitica. È stata la prima a riportare il reale nella coscienza delle persone. E questo è importantissimo. Quindi, grazie alla paleo. Quali sono però i lati negativi della paleolitica? Il primo, quello che si riscontra immediatamente, è che non dà alcuna limitazione, o meglio, mette un limite alle proteine che è altissimo, intorno al 38-40%. Stessa cosa per i grassi, d'accordo? Quindi ci sono troppe proteine e troppi pochi grassi. Qual è il problema? È che nella realtà, a livello cellulare, noi non abbiamo bisogno di più di 10-15% del fabbisogno calorico giornaliero che proviene dalle proteine. Non ce n'è bisogno di più, d'accordo ragazzi? Poi se una persona è un atleta, si allena molto, eccetera, eccetera, può anche arrivare a 20-25%, ma non di più. Perché? Perché non funziona che più proteine mangiamo nella nostra testa, più diventiamo grossi, ragazzi. E più dimagriamo perché fanno malissimo, d'accordo? Numero 1, troppe proteine ti portano fuori dalla chetosi nutrizionale. Perché? Perché appunto il nostro corpo non può gestire le proteine in eccesso. Quindi il nostro fegato cosa fa? Tramite un processo che si chiama gluconeogenesi, trasforma, ok, quelle proteine in eccesso in zuccheri. Quindi si alzano gli zuccheri nel sangue anche mangiando le proteine. Perché questo? Perché deve smaltirle, ok?
In secondo luogo, proprio a livello cellulare non ce n'è alcun bisogno, fanno male, ok ragazzi? Molto bene. Il secondo motivo, ragazzi, è che sempre allacciato con le proteine è il discorso che, ad esempio, appunto, nelle troppe proteine non fa distinzione tra pesce, frutti di mare e tutte le varie tipologie. Perché questo in realtà oggi è una distinzione incredibilmente importante? Perché oggi i mari sono incredibilmente inquinati, ragazzi. Mercurio, metalli pesanti, eccetera, eccetera, sono pieni di tossine e chiaramente tutti i pesci che ci vivono dentro assorbono tutto questo nelle loro carni. Perché sono iperconsigliati invece pesci come le sardine e le acciughe? Perché sono pesci piccoli e quindi non hanno la possibilità di incamerare livelli sufficienti di tossine che ci possono creare dei danni. Ok ragazzi, quindi questa diventa una distinzione incredibile. Pesci grandi oggi sono inquinati, quindi bisogna fare molta attenzione. È vero che il pesce ha tantissimo omega 3, è anche vero che però d'altra parte è ricco di tossine, è ricco di inquinamento. Così come le persone, se c'è inquinamento nell'atmosfera, stanno male e prendono le malattie, i pesci a loro volta, se c'è inquinamento nel mare, nelle acque, non stanno bene e noi però mangiamo quella carne lì. Di conseguenza questo si traduce in tossine nel nostro corpo. Terzo problema della paleolitica, non fa distinzione anche qui nei limiti tra amidi e frutta. Perché? Perché gli amidi come le patate dolci e la frutta, tutti i tipi di frutta, ci sono quelle più zuccherine, è vero, ci sono anche quelle meno zuccherine, comunque sono zuccherine, sono amidi, alzano molto l'indice glicemico e quindi di conseguenza, scusatemi, i livelli di zucchero nel sangue e quindi di conseguenza l'insulina è quello che noi vogliamo nel nostro stile di vita è tenere l'insulina bada, tenerla bassa perché altrimenti non si sblocca lo stato brucia grassi e non si sbloccano tutti altri fattori che sono benefici per il nostro corpo. Ok ragazzi, quindi il pro è uno ed è fantastico, quindi grazie alla paleolitica, i lati negativi sono gli altri che se vengono un po' raffinati si diventa nella chetogenica ed è per questo che la chetogenica in realtà è un'evoluzione, è un affinamento della paleolitica, d'accordo? Quindi tantissimi grassi salutari, moderate proteine di qualità, quindi fa attenzione sia alla quantità di proteine che alla qualità degli alimenti, d'accordo? E carboidrati pochi, che non significa eliminare carboidrati e dopo ci arriviamo, significa non mangiare tutti i giorni, tutto il giorno amidi e frutta, perché sono alimenti che alzano tantissimo i livelli di zucchero nel sangue, d'accordo ragazzi? Queste sono le differenze. Ecco, arriviamo ad un argomento dove sarò molto veloce, d'accordo? Perché ne parlo spessissimo di questa cosa qua, ma magari c'è qualcuno che è appena arrivato, c'è qualcuno che ancora non l'ha capito e quindi torno a ribadire certe cose. Perché dicono che la chetogenica fa male? Allora, premessa fondamentale, ragazzi. Io, il sottoscritto Keto Life, non vuole in alcun modo convincere nessuno di niente, d'accordo? Se qualcuno vuole fare questo stile di vita, lo aiuto, gli do il meglio che posso, d'accordo? Il meglio dell'informazione che vado a recapitare da tutto il mondo, ovviamente secondo quelli che per me sono i maggiori esperti. Chi non vuole essere convinto, che non è interessato, non è mio compito cercare di convincerlo, di mostrarlo, no? Perché questo articolo dice così, d'accordo, ragazzi? È un mare, è un mondo, questa è la nostra, è il nostro stile di vita. Eric, non è facile trovare grassi buoni durante la giornata. Eric, Gatta, in realtà sono pochissimi, quindi sono quelli, in un qualche modo ci si deve arrangiare. Burro giallo grass-fed, ghee, olio di cocco, olio MCT, avocado, olio d'oliva e olive, ovviamente, d'accordo? Poi ci sono tutti gli altri grassi che si trovano all'interno dei pesci, all'interno delle carni, eccetera, eccetera. Sono questi, in un qualche modo bisogna cercare, organizzandosi a casa magari, di reintrodurli all'interno della nostra giornata. Ok, ragazzi? Proseguo. Perché dicono che la keto faccia male? Il primo reale motivo, ragazzi, è disinformazione. È incredibile disinformazione, d'accordo? Hanno sentito, hanno letto su Topolino, su Donna Moderna, su qualche articolo che la chetogenica crea danni irreparabili alla salute e loro si fermano a quello, d'accordo? E quindi dopo quello è quello che poi dopo magari vanno a commentare sotto i video, è quello che dicono altre persone, eccetera, eccetera. La realtà è che noi qua in Italia siamo indietro anni luce rispetto all'America, all'Inghilterra, all'Australia e al resto del mondo, ragazzi, su questo tema. Se noi andiamo a vedere tutti i personaggi più importanti, quindi andiamo in quelli americani, non parlo di medici, parlo di personaggi importanti che devono essere al top delle loro performance, sportive, attori,
politici, chiunque, d'accordo? Tutti, non tutti quanti, ma una grande maggioranza, se voi iniziate a leggere determinati articoli, determinati settori, andrete a notare che tutti quanti sono passati a questo tipo di alimentazione, ok? Perché? Perché là sono avanti anni luce, là hanno già ampiamente dimostrato centinaia di migliaia di cose che qua facciamo fatica ad arrivare ancora. E non vanno a reintrodurre nelle guide nazionali. Chi qui di mestiere si occupa di alimentazione fa riferimento alle guide nazionali, ok? E le guide nazionali nostre sono indietro anni luce. Questa è la realtà dei fatti, d'accordo, ragazzi? Lo ripeto, io ero in Messico, 3 mesi, ho vissuto là, ho conosciuto una ragazza del Canada, gli ho spiegato cosa faccio, eccetera, eccetera. Lei si occupa quasi della stessa cosa di quello che faccio io e mi ha detto che in Canada è esplosa 12 anni fa la chetogenica. Ok, ragazzi? 12 anni fa. Ok? Noi qua in Italia, se andiamo a vedere, quello che fa più contenuti sono io, che sono piccolissimo, non sono nessuno. E lo faccio da 2 anni, figuriamoci, no, dove siamo. E a me ancora mi prendono per pazzo. Forse tra 5, 6, 7 anni mi diranno, ok, forse c'avevi ragione. Ok, ragazzi? Incredibile. Un altro motivo incredibile per cui credono, dicono che la keto fa male è perché pensano che la chetogenica sia solo quella iperristretta. La chetogenica iperristretta va bene se dobbiamo curare il cancro, va bene se siamo incredibilmente obesi e se siamo seguiti da un medico. Ok? E allora lì sì, perché fa male? Non perché fa male nell'immediato, ma perché nel lungo periodo mantenerla così ristretta, soprattutto nelle donne, come ho spiegato in tantissimi miei video, può creare dei problemi ormonali. D'accordo, ragazzi? Ma non è che uno muore, può creare problemi ormonali che uno deve stare attento, quindi deve svegliarsi, stare all'occhio, ascoltare il proprio corpo e se sta sbagliando in questo modo, agire subito. D'accordo, ragazzi? Bene, la chetogenica di cui parliamo noi è la chetogenica ciclica, è la chetogenica in alcuni casi moderata. Ok? Chetogenica ciclica, uno può arrivare in una giornata, a settimana, ci ho fatto il video la settimana scorsa, può arrivare a 100-150 grammi di carboidrati netti. Questa giornata ti fa uscire, tra virgolette, uscire per un attimo dalla chetosi e questo risveglia il metabolismo perché ti deve inseguire, perché deve variare, bisogna variare il gioco, d'accordo ragazzi? E questa è la chiave per mantenere la keto nel lungo periodo. Ok? Questa è la chiave, chetogenica ciclica, che è quella che seguiamo noi, tutti quanti, non è che io sono qua il vostro faro ad insegnarvi, voi dovete fare questo, tutti quanti, quelli che siamo qua dentro, vogliamo fare questa cosa per questi motivi. Ok, ragazzi? Quindi noi facciamo la chetogenica ciclica, non facciamo la chetogenica iperproteica, non facciamo la chetogenica iperristretta, non facciamo la chetogenica targetizzata. Ok ragazzi, facciamo la chetogenica ciclica che può essere mantenuta nel lungo periodo perché in un giorno a settimana facciamo un ricarico. Negli altri giorni qua mai nessuno ha detto che non dobbiamo mangiare carboidrati, non bisogna mangiare cereali, non bisogna eccedere nella frutta, non bisogna mangiare legumi perché infiammano eccetera eccetera, ma montagne di verdure. Ragazzi, le verdure sono carboidrati ed è da lì che noi andiamo a prendere le fibre, d'accordo? Altro motivo per cui dicono che la keto fa male. Confondono la chetosi nutrizionale, ok, con chetoacidosi. Qual è il problema? Che sono un po' disinformati, quindi associano keto e keto, e niente, la chetosi nutrizionale diventa la chetoacidosi. Ragazzi, non è per nulla così, se fosse così saremmo dei folli e probabilmente io sarei già crepato da un pezzo. La chetosi nutrizionale si ha quando il fegato inizia a produrre chetoni perché tu fai determinate cose, lo ripeto, perché tu fai determinate cose, un determinato tipo di alimentazione, e si è in chetosi nutrizionale quando si hanno chetoni nel sangue che vanno da 0,5 a 3 millimoli per litro di sangue. Questa è la chetosi nutrizionale. E non è che se uno oggi è 0,5, tra 2 giorni è a 2,2. Il terzo giorno è a 1,1 e meno in chetosi nutrizionale di prima. Ragazzi, ci sono mille fattori che incidono su queste cose, compresi gli strumentini che utilizziamo per andarla a verificare. Ciò che conta è essere a meno 0,5. Perché? Perché tantissimi studi hanno dimostrato che già a 0,5 si sopprime l'ormone della fame, quindi c'è più sazietà. D'accordo? Che è uno dei fattori principali per cui le persone ingrassano e stanno male perché non si sentono mai sazie e continuano a mangiare le cose sbagliate, ok? Mangi le cose sbagliate, ti infiammi, insulina, liberi zucchero nel sangue, è un ciclo vizioso, ok? Questa è la nostra chetosi nutrizionale e non vi sto a dire tutti gli altri benefici per i quali ho già fatto innumerevoli video.
La chetoacidosi, ragazzi, è una condizione patologica che avviene ad esempio a chi ha il diabete di tipo 1 e che quindi praticamente non produce livelli di insulina, è a zero e ha livelli di chetoni nel sangue che superano i 21 millimoli per litro di sangue. Facendo la cheto nostra ciclica, ma anche non arrivi ad avere così tanti chetoni nel sangue, ci arrivi se hai dei problemi gravi di salute, tra cui diabete di tipo 1. Non vado nel dettaglio, ma questa è una differenza importante, ragazzi. E attenzione, quando usate i Keto Stick con le urine, che vi dà dei valori altissimi, numero 1, sono incredibilmente imprecisi. Ci ho fatto un video anche su questo. Numero 2, quelli, ragazzi, sono chetoni espulsi dal corpo. Ok? Non sono i chetoni che hai nel sangue, sono chetoni nelle urine che quindi vengono espulsi dal corpo. Sono due cose completamente differenti. E l'ho appena detto, non devo convincere nessuno. Chi vuole ascoltare, ascolti. Ragazzi, chi non vuole ascoltare, è un consiglio che do col cuore perché è quello che veramente io faccio. Se non interessano queste cose, se non si è d'accordo con quello che io sto dicendo, si sta perdendo tempo. È meglio fare altro, ok? È meglio andare a leggere un libro, fantastico, ragazzi, bisogna leggere. Guardiamo la televisione per svago, facciamo una passeggiata. Non perdiamo tempo su cose che non ci interessano. Questa è la più grande malattia dei social. La gente perde tempo a commentare sotto i video, perde tempo a offendere le persone su cose che non gliene frega niente e su le quali non sono d'accordo. Ma è incredibile, d'accordo? È come se adesso volessi provare a convincere un paio di persone che sono qua dentro. Ragazzi, è veramente inutile. Vi voglio davvero bene, ok? Ricordatevi sempre che quando una persona fa due passi indietro, in realtà sta sempre un passo avanti. Noi abbiamo la nostra opinione. C'è chi ha un'opinione diversa e allo stesso modo ci dobbiamo rispettare. Rispetto significa non controbattere, non offendere, non attaccare e soprattutto rispettare il proprio tempo, non quello degli altri. Il proprio tempo perché è la valuta più importante che abbiamo nella nostra vita, ok? Non perdiamo tempo in cose su cui non siamo d'accordo. Finisce lì, ok, ragazzi? Ok, quindi questo argomento, ragazzi, anche qua abbiamo sfatato un mito incredibilmente importante. Questi sono i principali motivi per i quali dicono che la cheto fa male, d'accordo? Su tutti, problemi ormonali delle donne, ma che noi scongiuriamo perché facciamo la chetosi ciclica, la chetogenica ciclica, d'accordo, ragazzi? In tantissimi nel mondo, qua nel nostro gruppo facciamo il digiuno. Digiuno può voler dire mille cose. C'è il digiuno di un mese, c'è il digiuno di 12 ore, c'è il digiuno di una settimana, eccetera, eccetera. D'accordo, ragazzi? Quali sono i problemi legati al digiuno che una persona spesso si domanda? Ok? Se digiuno e quindi non mangio, si abbassa il metabolismo. Primo problema. Secondo problema, se digiuno, il mio corpo va a mangiare la mia massa muscolare e quindi perdo massa magra, massa muscolare. Ok? Questi sono i due grandi problemi che una persona si pone, oppure che le persone, anche qui non troppo informate, confutano quando si tratta di questi argomenti qua. D'accordo, ragazzi? In realtà partiamo da madre natura, ragazzi, da quello che siamo. D'accordo? Sono negli ultimi 70 anni che mangiamo 3, 4, 5, 6, 7 volte al giorno, tutti i giorni, d'accordo? Madre natura non ci ha creato per mangiare così tanto. Madre natura non ci ha, attenzione qua, creato per mangiare poco con costanza. E qui arriviamo alla restrizione calorica. Madre natura ci ha creato per gestire periodi di carestia, dove non si mangia perché non si trovava cibo, e gestire periodi in cui troviamo cibo e quindi si fa banchetto. Ok, ragazzi, benissimo, facciamo un passo indietro. Se davvero il digiuno fosse un problema enorme per la specie umana, io vi garantisco, e ci arriviamo adesso insieme con la logica, che noi come specie umana non saremmo mai qua, non saremmo sopravvissuti, non saremmo qui a parlare ora, ragazzi. Ma secondo voi, prima avevamo la Coop e Sigma aperti 7 giorni su 7, H24? Assolutamente no. Quelli che quando guardate i documentari partono e vanno in spedizione per giorni per cercare gli animali, per cacciare, per 4-5 giorni non trovavano niente. Poi trovavano l'animale e poi lo portavano al villaggio e si faceva banchetto. Facendo banchetto, attenzione qua, apriamo bene le orecchie ragazzi, facendo banchetto incamero energia sotto forma di zucchero prima e sotto forma di grasso poi, che il grasso nient'altro è che energia immagazzinata, e
E questo mi servirà per i giorni a venire quando io non trovo da mangiare. Ok? Quindi il nostro corpo cosa fa? Prima va a esaurire le nostre riserve di zuccheri. Finite questo, va ad accedere a quelle che sono le nostre riserve di grassi. Questo è lo scopo del nostro grasso corporeo. E se noi, non mangiando, diventassimo deboli, stanchi, affamati, e spossati tutto il giorno senza voglia di fare niente, ma secondo voi saremmo stati in grado di rincorrere e cacciare l'animale successivo? Ragazzi, ma è ovvio che no. È ovvio che no, d'accordo? Ed è infatti per questo motivo, appunto, che durante il digiuno in realtà si alza l'ormone dell'adrenalina, si alza l'ormone della crescita, e questo da una parte ti aiuta ad utilizzare più velocemente il glicogeno rimasto, ovvero le riserve di zuccheri, e dall'altra smobilita più facilmente le riserve di grassi e quindi aumenta lo stato bruciagrassi. Ok, ragazzi, questa è la logica che sta dietro a tutto quanto. È normalissimo non mangiare. D'accordo? E qui arriviamo alla restrizione calorica. Qual è la differenza tra restrizione calorica e il digiuno? Nel digiuno ci sono periodi in cui non mangio completamente, che si alternano a periodi in cui io mangio, che possono andare da ore a giorni. La restrizione calorica significa che io mangio poco tutti i giorni. E questo è il grande motivo del fallimento della stragrande maggioranza di diete. Questo è il motivo per cui, secondo dati aggiornatissimi, il 98,2% delle persone, dopo che ha raggiunto il suo peso ideale facendo restrizione calorica, lo torna a raggiungere di nuovo il peso che aveva prima. D'accordo? Perché? Perché la restrizione calorica sì che ti abbassa il metabolismo. Quello sì, perché il tuo corpo capisce una cosa, che intorno a te c'è poco cibo e quindi fa con quello che ha. E si abbassa per preservare le funzioni vitali, temperatura corporea, flusso del sangue, cuore, cervello, organi interni, d'accordo? Non di certo l'attività fisica, l'energia, la gioia, la voglia di fare, d'accordo? Non sono funzioni vitali, lo stare bene, andare a correre, eccetera, eccetera. Questa è restrizione calorica. La differenza col digiuno è che il digiuno segue invece ciò per cui madre natura ci ha creato. Non mangio e quando non mangio il mio corpo non capisce, non è che va a dire intorno a me c'è poco cibo, no, va a dire attenzione, non sta mangiando, vado ad attingere alle riserve di grassi. Utilizzo queste e sono incredibilmente in forma per poi tornare a mangiare più avanti. Ok, ragazzi, questa è la sostanziale differenza. Bisogna capire, so che è una differenza sottile, ma è sostanziale, è molto grande, ragazzi, perché a tantissime donne gli si interrompe il ciclo, se mangiano poco. Perché? Perché la riproduzione non è una funzione vitale. Perché? Perché se io non sono in grado di mantenere la mia vita, come posso mantenere la mia più quella di un bambino? E quindi cosa fa? Tronca la riproduzione, non c'è più il ciclo, non sono più fertile, non posso più rimanere incinta. Perché? Perché oggi, in questo momento, la priorità sono io. Se io vivo, potrò procreare più avanti, se io muoio, no. Ok, ragazzi? E lasciatemi aggiungere che secondo c'è uno studio completissimo che hanno fatto circa 10 anni fa, non ricordo, dove appunto misurano il metabolismo prima e dopo 4 giorni di digiuno, su tantissime persone, dopo 4 giorni di digiuno, il metabolismo è aumentato del 12%. Ok, ragazzi? Digiuno, restrizione calorica, sono due cose completamente differenti. Madre natura, ragazzi. Restrizione calorica abbassa il metabolismo perché si deve occupare del metabolismo basale, quindi le funzioni vitali. Il digiuno, no, sono due cose completamente differenti. Ok, ragazzi? Molto bene. E anche su questo argomento c'è un esempio fantastico che va a legare digiuno, chetogenica e massa muscolare, d'accordo ragazzi? Tante persone, se faccio digiuno, perdo massa muscolare. Anche questo, ragazzi, va veramente contro la logica. Cioè, madre natura ci insegna a immagazzinare le energie sotto forma di grassi, ok? Benissimo. Qual è il senso per cui quando io ho bisogno di energie, attenzione qua, non vado ad utilizzare grassi, ma vado ad utilizzare i miei muscoli? È controsenso. È un po' come dire, e faccio sempre questo esempio perché è fantastico, metto via la legna per l'inverno, quando arriva il freddo,
Ho lì la legna, ma ci butto dentro il divano. Posso farlo, ma sarei veramente un pistola. Ok, ragazzi, è la stessa identica cosa. Quindi mi raccomando, bisogna sempre, al di là di questo studio dice quello, usiamo la testa, usiamo la logica. D'accordo, ragazzi? È molto logico. E infatti è stato dimostrato anche questo, che, sentite questa cosa qua, non solo, attenzione, non solo con il digiuno non viene bruciata massa magra, ok? Ma addirittura la conserva. Mentre questa cosa non avviene se tu mangi. Adesso mi spiego meglio. Noi durante una giornata spacchettiamo, ovvero utilizziamo, diciamo in modo volgare, bruciamo circa 75 grammi di proteine dal nostro corpo per tutte le nostre funzioni, d'accordo? Durante il digiuno, da 75 si passa a 12-15 grammi al giorno di proteine spacchettate, utilizzate e bruciate. Quindi non solo viene conservata la massa muscolare, perché è fondamentale anche questa per la sopravvivenza. Ok? Quando è invece che viene utilizzata la massa magra? Quando all'incirca il nostro grasso corporeo scende al di sotto del 4%. Ok? Perché questo? Perché un minimo di grasso corporeo è vitale, è una riserva, quindi il tuo corpo inizia a non voler più utilizzarlo e a quel punto passa alla massa magra. Ma giusto per farvi un esempio, un maratoneta, che come vedete sono iper magri, iper secchi, hanno circa 7-8% di massa grassa. D'accordo, ragazzi? Meccanismo perfetto, il nostro apparato psicofisico. Esattamente, ragazzi, sa tutto quello che deve fare. Se voi andate a vedere, c'è uno studio e nella quale una persona tenuta all'ospedale, attaccata ovviamente dai macchinari, perché questo era uno studio scientifico, e dandogli solo come integratori minerali ed elettroliti essenziali, ok? È sopravvissuta, adesso 370 giorni, credo, 390 giorni senza mangiare, ragazzi. Il tuo corpo sa perfettamente tutto quello che deve fare per mantenerti in vita. Ovviamente non è quello che noi dobbiamo fare questo, ma è per farvi capire che noi ci preoccupiamo di 16 ore che non mangiamo. Oddio, non ho 16 ore che... Ragazzi, è la ipernormalità. Leggete i commenti del nostro gruppo. Quante persone che iniziano a fare il digiuno dicono che non si sono mai sentite così bene in vita loro, d'accordo? Mai così energiche, ma perché è la normalità? Noi siamo nati per quella roba lì. Poi ci sono alcune persone che dicono: io non riesco a fare questo tipo di digiuno. Ed infatti è per quel motivo che nel video sul digiuno spiego appunto che non per tutti funziona lo stesso tipo di digiuno. A me può funzionare alla grande fare digiuno 24 ore a giorni alterni, per un'altra persona può non funzionare questo. D'accordo, ragazzi? Per un'altra persona può funzionare il digiuno intermittente a 16-8 e non può funzionare per me. Bisogna trovare quello che va bene per noi se vogliamo fare il digiuno, non è obbligatorio. Ok, ragazzi, guardo un attimino le domande. Tente, posso bere limone e acqua gassata? Sì, Fabio, limone, acqua, tè, caffè. Ovviamente non zuccherati, non con pocci dentro, assolutamente. Francesco Giannini, il digiuno prolungato lo faccio ma soffrendo un po' nei primi 2 giorni. Allora, Francesco, per quanto riguarda il digiuno prolungato, non a tutti succede questa cosa, ma nella stragrande maggioranza la difficoltà è questa: dal secondo al terzo giorno. Perché? Perché si incontra quello che viene definito il muro, ovvero tra il secondo e il terzo giorno è il momento in cui l'ormone grelina, ovvero l'ormone della fame, raggiunge il suo picco. Quindi sei incredibilmente affamato e sei veramente a terra. Se superiamo quel momento, l'ormone scende, il tuo corpo capisce che deve attingere delle tue riserve di grassi, e innumerevoli studi, innumerevoli casi, innumerevoli testimonianze, anche di persone all'interno del gruppo, persone che io conosco, dimostrano che dopo terzo, quarto, quinto, sesto giorno, decimo giorno, si va via che è una meraviglia, non si ha più fame, eccetera, eccetera. Perché? Perché semplicemente non ti procuri energia da quello che stai mangiando, ma ti procuri energia da ciò che hai già mangiato, quindi delle tue riserve di grassi. Ok? È uno shift in inglese, è una traslazione da un bruciare zuccheri a bruciare grassi, ma non è una magata, è una funzione, un processo metabolico naturale del nostro corpo. D'accordo, ragazzi? È tutto qua. Arriviamo, ragazzi, ai grassi. Allora, per spiegarvi i grassi, allora, vi dico in un minuto, e anche qui ci ho già fatto un video in merito, perché abbiamo demonizzato i grassi, d'accordo? Su Google, ragazzi, potete guardare anche voi, come faccio io, potete guardare anche voi. Google, 1950, credo, Ansel Keys,
uno dei medici più importanti dell'epoca, ha falsificato le ricerche sui grassi. Okay? Lui voleva dimostrare nel dopoguerra la correlazione tra grassi saturi e malattie cardiovascolari. Ok? Bene, per fare questo, quando a un certo punto si è accorto che tra i 28 stati, 28 che stava esaminando, non c'era correlazione, lui tra questi 28 stati, adesso non ricordo bene, o ne ha scartati 7-8, ma no, la realtà è che ne ha presi 7-8, ovvero quelli che coincidevano con ciò che diceva lui. Da quel momento l'industria dello zucchero ha preso la palla al balzo, ha sponsorizzato, ha pagato per bannare i grassi, perché con cosa andiamo a sostituire tutte le calorie che provengono dai grassi? Con lo zucchero. L'industria dello zucchero è arrivata al sopravvento dal 1950 in poi. Da lì grassi bannati. Io penso che sia lo studio più grande del pianeta, andate a vedere, uno dei più grandi studi, chi guarda quali studi sa che studi fatti su circa 670.000 persone sono robe immense, durati per anni. Questo studio fatto su quasi 700.000 persone ha dimostrato chiaramente che non c'è nessuna correlazione tra grassi saturi e malattie al cuore. Fine della storia, però facciamo finta di non sapere queste cose. Chi di dovere o non lo sa o fa finta di niente, eccetera, eccetera. Ok, ragazzi? Senza dimenticarci che i grassi fanno parte dell'alimentazione naturale. Quando si mangiava la carne, quella carne era ricca di grassi. Il pesce era ricco di grassi. Ciò che veniva fuori dagli animali era ricco di grassi. D'accordo, ragazzi? Il nostro cervello è costituito per la stragrande maggioranza da grassi. Le nostre cellule sono ricoperte di grassi, i nostri neuroni comunicano tra di loro grazie ai grassi. Grazie ai grassi possiamo assorbire vitamine importantissime quali la A, la D, la E, la K. Grazie ai grassi vengono regolati alcuni ormoni del nostro corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Se non mangiamo i grassi non possiamo funzionare bene. Ok, ragazzi, questo è il discorso per quanto riguarda i grassi. Qual è il cruccio fondamentale per raggiungere, ottenere e mantenere lo stato bruciagrassi? Ragazzi, non c'è pillola magica, non c'è allenamento magico, anche se alcuni sono meglio di altri, senza ombra di dubbio sono il primo a dirlo. Ragazzi, si tratta semplicemente di fare quello per cui siamo stati creati, ovvero mangiare cibo reale. Ok, quindi da questa parte verdure, mangiare giusto di proteine e mangiare tanti grassi salutari. Perché questo? Perché mangiando tanti grassi insegniamo al nostro corpo che deve funzionare a grassi, quindi è i nostri grassi che deve bruciare. Numero due, non mangiando 100 volte al giorno, non mangiando tutti i giorni la pasta, non mangiando zuccheri, porci vari e quindi mantenendo i livelli di zucchero nel sangue bassi, attenzione, bassi, teniamo l'insulina bassa. D'accordo che è il principale responsabile dell'immagazzinamento del grasso corporeo. Se i livelli di zucchero nel sangue sono bassi, significa che io dentro di me ho poche riserve di zucchero e significa che il mio corpo prima sicuramente attinge a quelle riserve, ma una volta finite, dato che ce ne sono poche, ok, va ad attingere dai nostri grassi. Qual è invece il problema del mangiare male, del mangiare come siamo abituati e come ci hanno insegnato negli ultimi decenni a mangiare? È che se io mangio sempre male, sempre pasta, sempre robe che alzano i livelli di zucchero nel sangue, il mio corpo, che prima di tutto vuole utilizzare gli zuccheri per produrre energia, non farà mai in tempo ad utilizzare i nostri grassi. Quindi che succede? Che io aumento i miei zuccheri nel sangue, il mio corpo utilizza questi per produrre energia e i miei grassi non faranno altro che crescere, perché questi vengono trasformati in grassi. D'accordo, ragazzi? L'ho detto nel modo più semplice possibile. Ci dicono sempre, altro mito da sfatare su questo argomento. È incredibile, no? Come ci sia un'ignoranza spaventosa sul fatto che, e io vi giuro che questo è esattamente quello che dicono, che è la stessa cosa prendere 1000 kcal dalla Coca-Cola o dalle patatine fritte, che prenderle dalla verdura. E questa, ragazzi, è una roba incredibile perché avvengono processi metabolici completamente differenti, d'accordo, ragazzi? Ve lo faccio con l'esempio del frigo e del freezer. Il nostro obiettivo è accedere alle nostre riserve di grassi per produrre energia, ok? Bene, supponiamo che noi in casa cosa abbiamo? Il frigo e abbiamo giù in garage il freezer. Il frigo saranno le nostre riserve di glucosio, quindi glicogeno.
Il freezer saranno le nostre riserve di grassi. Ok, ragazzi, qual è la cosa importante qua? È che se io nel frigo continuo a comprare della carne, quindi io continuo a riempire il frigo, voi a casa vostra mi dite quando è che andate a prendere la carne giù nel freezer? Mai in questo caso, giusto? Finché non finisce la carne in frigo, io nel freezer giù in garage non ci vado. Sbaglio? Ragazzi, qui è la stessa cosa. Finché io riempio il mio frigo e quindi mangio male e riempio il mio sangue di zucchero, io nel freezer e quindi nelle mie riserve di grassi non ci andrò mai. Cosa dobbiamo fare quindi? Svuoto il frigo e quindi le mie riserve di zuccheri per andare nel freezer ed attingere le mie riserve di grassi. D'accordo, ragazzi? Questo è il giochino. Ok? Questo è il giochino del nostro corpo. Lo ripeto, non è il Santo Graal. Non è un'invenzione, una dieta particolare. È la nostra natura. Qua in tantissimi, e lo capisco, anche se da una parte mi dispiace, vogliono fare questo stile di vita solo e prettamente per perdere peso. La realtà è che questo stile di vita, che comprende tantissime cose, oltre all'alimentazione, è che va a curare la persona a livello cellulare, a livello mitocondriale, ok? Autofagia, mitofagia, biofagia, non biofagia, scusate, biogenesi, ok? Poi la perdita di peso è un bel effetto collaterale. Questa, ragazzi, non è una dieta, non è una sveltina, questo è uno stile di vita. È uno stile di vita. Torniamo a fare quello per cui siamo stati creati. E non significa essere dei malati, dei fanatici, non mangerò mai più quella cosa in vita mia. No, ragazzi, no. Ok? Si tratta di buon senso. Per la stragrande maggioranza dei giorni, durante l'anno, durante la settimana, durante il mese, ancora meglio, faccio il meglio che posso. Poi se c'è un giorno nella quale ho un matrimonio, ho un compleanno, ho una festa, eccetera, eccetera, ragazzi, ma ci sta. Ci vuole buon senso. È chiaro che dobbiamo sempre allineare le nostre aspettative ai nostri comportamenti. Se questo buon senso diventa tutte le settimane e ho 40 kg da perdere, è dura, d'accordo? Se questo buon senso diventa una volta ogni mese e mezzo, 2 mesi e ho 40 kg da perdere, lo posso capire. Poi è chiaro che ci sono persone e persone, abbiamo storie differenti. Uno già in forma può sgarrare di più, ma non è che gli faccia bene sgarrare, è semplicemente che ha un metabolismo talmente attivo, ha talmente tanta massa magra e massa muscolare che il metabolismo è alle stelle, ha talmente un corpo efficiente nell'eliminare le tossine, eccetera, eccetera, che ovviamente subirà meno danni in generale, d'accordo? Bene. Jacopo, domanda personale, quante volte ti alleni durante la settimana? Bellissima domanda, Jacopo. Allora, come vi dico sempre, sono io il primo a sperimentare e a fare tutto quello che vi dico. Se guardi i miei video, le mie storie, eccetera, sai tutto quello che faccio. Allora, per 2 anni, quasi 2 anni, fino alla fine di febbraio, dove già avevo praticamente questo corpo, mi sono allenato una volta a settimana con il metodo super lento di Doug McGuff, sulla quale ho fatto un video sia teorico che pratico che puoi trovare sui miei social. C'è un motivo molto lungo, allenamento che durava 13 minuti, ok? È un super lento, è incredibilmente duro e se lo fai come va fatto, e sta qui la difficoltà, ottieni dei risultati spaventosi, d'accordo? E poi dopo, da marzo, dall'inizio marzo, mi sono trasferito in Messico fino a fine maggio, quindi per 3 mesi non avevo più disponibilità di attrezzi e ho deciso di cambiare, perché anche lì variare è la chiave, non c'è cosa nella vita che faccia bene, che se la tieni per sempre fa bene, devi variare, d'accordo? Sono passato agli allenamenti ad intervalli ad alta intensità e quindi ad allenamenti Tabata, ad esempio, e li facevo 2, massimo 3 volte a settimana, ma erano 2 volte a settimana con risultati strabilianti. E anche lì nel gruppo trovi il mio post con le foto, tutti i dati, tutto quello che ho fatto all'interno di questo gruppo per testimoniare quel periodo. Dal 6 luglio. Quindi da 1 mese e mezzo mi alleno 3 volte a settimana con allenamenti molto più lunghi, circa 1 ora e mezza, 1 ora e 40, e faccio allenamento funzionale, ok? Quindi con attrezzi come clave, kettlebell, flow bag, mad ball e flying, d'accordo? Perché dura così tanto l'allenamento? Perché c'è una parte iniziale e
di corpo libero senza strumenti che si chiama primitive, che per dirvela alla brutta, ragazzi, ma non è assolutamente così, ma è giusto per farvi capire, è praticamente una sorta di yoga in movimento molto faticoso, molto prestante, che richiede veramente degli sforzi e un impegno incredibile, d'accordo? E quindi questo mi porta via mezz'ora, 40 minuti. Poi c'è la parte di allenamento e poi c'è la parte di defaticamento che è ancora primitive, quindi è per quello che dura tanto. Lo faccio per una serie di motivi: è strepitoso, ho capito tantissime cose che non sapevo e sto migliorando tantissimo. In un mese e mezzo ho già visto miglioramenti pazzeschi, non solo a livello fisico estetico, d'accordo? A livello di mobilità articolare, di mobilità, di flessibilità muscolare e di come mi sento io a fare anche cose normali nello stile di vita. Ok, quindi questo è quello che faccio. Ti vogliamo bene, Cristian, grazie mille, Anto. Simona Raimondi, formaggi quali, quanti? No, formaggi è meglio di no. Se poi dopo uno ogni tanto vuoi mangiare un pezzo di formaggio, è meglio che mangi un pezzo di formaggio che sia ricco di grassi. Quindi ad esempio il cheddar naturale, non quello delle sottilette, quindi quello fatto bene, inglese se non sbaglio, e la brie francese perché sono più ricche di grassi, oppure lo yogurt intero di qualità. Questi sono i latticini che uno ogni tanto se vuole mangiare può mangiare, ma in linea teorica no ai latticini perché lattosio e caseina infiammano il nostro corpo, d'accordo? Infiammano, senza ombra di dubbio, d'accordo? E poi è chiaro che se uno deve mangiare, ha voglia di dolce e il dubbio è vado fuori a mangiare un gelato o mi faccio uno yogurt e ci butto dentro della frutta e anche un pezzettino di miele. D'accordo ragazzi? Buon senso. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo. In questo caso mangiare lo yogurt, la frutta e il miele è meglio che andare fuori a mangiare gelato. Quindi anche in quel caso lì sono keto life. Perché ho preso la decisione giusta in quel momento, d'accordo? Buon senso, ragazzi. Simona, umiltà è la tua forza, non solo la keto. Grazie mille, mi fa molto piacere essere umili quando è ora e dei leoni quando è ora. Quando giocavo a calcio, che purtroppo ho dovuto smettere di giocare a calcio, il mio motto, io ero capitano perché sono sempre stato leader delle mie squadre, il motto e quello che insegnavo ai ragazzini era sempre umile durante la settimana, quindi durante gli allenamenti, voler imparare, voler migliorare, dar sempre l'anima per essere dei leoni la domenica. Questo è lo spirito con il quale secondo me si dovrebbero approcciare le cose. Umili è importante. E grazie Christian per la tua dedizione di cuore, grazie di cuore a te. Non avete idea, ragazzi, di quanto questi messaggi mi rendano orgoglioso e soprattutto mi gratificano. Mi gratificano, d'accordo? Perché mi danno un senso a quello che faccio. È per queste cose che io faccio tutto questo. Mi dà veramente gratificazione. Nella tua spesa su Instagram, brava che mi guardi, ho visto un sacco di frutta. Si può mangiare? Io pensavo solo mirtilli, eccetera, eccetera. Ragazzi, non ho mai detto che la frutta non si possa mangiare. Ciò che dico, ciò che si dice nella chetogenica, è che la frutta va incredibilmente limitata. Quindi va mangiata come dolce. Per pasto, meglio se alla sera. Poi dopo ci sono vari periodi dell'anno dove, come dicevo prima, variare è la chiave. L'estate porta a mangiare un po' più frutta rispetto all'inverno e ce la godiamo e quindi andiamo con la stagionalità e ci godiamo un po' più frutta rispetto all'inverno o alla primavera, eccetera, eccetera. Poi dopo è chiaro che io, ragazzi, tra virgolette, sono incredibilmente in forma, quindi è chiaro che posso, il mio corpo è in grado di digestire più zuccheri rispetto a una persona sovrappeso che deve perdere peso. Quindi quella persona dovrà mangiare un po' meno di quelle cose, ok? E quindi assolutamente sì, si deve concentrare su quello che è il top della frutta, mirtille, mori, lamponi, ovvero la famiglia delle bacche, le berries, ok? Quindi anche le fragole, ok? Io, così come altre persone che siamo in forma, in estate c'è l'anguria, mi mangio un pezzo d'anguria, mi mangio la pera, prendo quello che viene su dai campi perché io vado dal bio. Se lì nel banco c'è la pera e la pesca, me la prendo perché in estate me la mangio, d'accordo? Senza problemi, d'accordo? La uso come dolce, come dolce. Non la e qui l'errore, non la uso come spuntino. L'errore della frutta è che se ne mangia troppa perché la si mangia come spuntino, ma la frutta è uno zucchero, non sazia, e quello zucchero che è il fruttosio ha due problemi. Primo, non va a stimolare la regione della satietà nell'ipotalamo. Secondo, il fruttosio all'interno del nostro corpo si scinde anche in trigliceridi e diventano trigliceridi, quindi va limitata, ma non significa che va eliminata, ok? Ci ho fatto un video. Gli affettati si possono mangiare. Gli affettati, trilli, sono alimenti processati. Sono ricchi di conservanti, nitriti, nitrati per conservare la carne. Sono ricchi, incredibilmente salati, per
per tanti motivi, eccetera, eccetera, e quindi sicuramente non fanno bene. Stesso discorso per i formaggi, dei formaggi, no? Se poi una volta voglio mangiarmi melone prosciutto, per dire, ma mangiati melone prosciutto, l'importante è che non sia la quotidianità, perché la natura non ti porta l'affettato ricco di sale e tenetato, la natura ti porta l'animale. Tu mangi la carne di quell'animale, non l'affettato conservato, ok? Questo è il discorso. Sabrina, sei un grande, grazie di cuore. Anna Bima, chi ti segue comprende bene tutto, grazie mille Anna, lo so, lo so. Stefania Scala, i videocorsi sono utilissimi, grazie di cuore Stefi. Stefania, secondo me non ti rendi conto di quanti miracoli hai fatto, io sono uno, grazie, grazie, grazie infinite di cuore, ragazzi, veramente. Grazie a tutti ragazzi, continuo a fare quello che mi piace, ovvero lavorare per produrre nuovi contenuti per voi. Ciao ragazzi, un abbraccio grandissimo e grazie ancora di cuore.